Gentile pubblico della voce, ben ritrovati, puntata oggi in piazza dedicata alle bellissime donne e soprattutto alle donne che non mollano mai. Poi mi viene in mente sempre coloro che si lamentano di ogni qualsiasi cosa. Quando capitano veramente delle tegole toste bisogna prendere spunto e soprattutto bisogna cercare di crearsi quei modelli positivi. Oggi qua ne abbiamo veramente una bella testimonianza. Parliamo della IOV, poi dopo saranno loro che ci diranno esattamente qual è il, il, la loro natura e la loro voglia di riscattarsi e di rivincita. E parliamo anche di malattie, insomma, è un problema che eh, in qualche maniera può, può, speriamo di no, ma può riservare sorprese un po' a tutti anche dei grandi dolori. Si parla di cancro, di tumori al seno. E insieme a Sandra Callegarin cominciamo a capire chi siete e da dove, voi, e da dove arrivate. Voi avete. Questa associazione, e siete tutte donne che avete passato le vostre dei gravi, dei gravi problemi fisici con il tumore al seno? Ci spieghi. Esattamente, qui siamo tutte ex pazienti, o meglio, siamo quasi tutte ex pazienti del, dell'Istituto Oncologico Veneto IOV, e qui tra di noi c'è anche una, una rappresentante del mondo medico che ci ha aiutate a combattere la malattia che ci ha colpito, che è la, una psico-oncologa, la dottoressa Serpentini. E questo progetto nasce proprio eh, da un'esperienza, che è la, la mia esperienza personale, quando questo, questa malattia mi ha toccato personalmente. Due anni fa e nasce dall'insieme appunto dell'esperienza della malattia e dell'esperienza di quanto eh, la corsa eh, può essere uno strumento veramente importante e prezioso per affrontare con determinazione, per ridare coraggio e per incitare diciamo in quella che è una vera e propria battaglia contro facciamo le aste come costanti. una volta no? partiamo dalla base arriva la notizia e credo che in quel momento non sia una passeggiata di salute e quindi dentro si crea un'esplosione di, di, di emozioni per cui voglio dire è difficile anche da, da tenersene già la parola cancro o oh, tumore eh, la gente fa fatica addirittura a parlarne io dico sempre non, si, non facciamo fatica a parlare degli imbecilli o delle morti su strada, degli incidenti stradali o quelli che danno estasi, dove sono molti di più morti. E invece in questo caso abbiamo questa ipocrisia di fondo, quasi come una vergogna. Succede così? Beh, effettivamente è vero: la parola cancro suscita sicuramente le più grandi paure perché io stessa personalmente, prima che mi capitasse, quando ne sentivo parlare dicevo: Ma per carità, ora, non, non, non ci far pensare che non so. Cosa mi succede, cosa potrei fare se mi succedesse? In realtà, eh, effettivamente, all'inizio confesso che anch'io facevo fatica a pronunciare la parola, la, la parola in sé. Però effettivamente quello che ho potuto sperimentare è che poi si possono scoprire dentro di sé delle energie che mai avresti pensato di, di avere. e ci possono essere degli alimenti che ti aiutano a trovarle questa energia, perché indubbiamente la malattia, l'affrontare la malattia può aiutarti moltissimo eh, avere a fianco persone, chiaramente gli affetti più, più cari che ti possono supportare. Però la lotta con la malattia è una, è una lotta corpo a corpo, è un, una battaglia individuale. Quindi prima di tutto eh, è il paziente che deve in qualche modo, grazie a qualche cosa, trovare dentro di sé la forza per reagire e quindi per. Combattere positivamente questa malattia e quindi questa battaglia, anche perché le cure sono sicuramente la, la cosa, lo strumento fondamentale, ma è indubbio ed è dimostrato che è un atteggiamento positivo del paziente è sicuramente un, indico, un indicatore di, di miglior prognosi nell'esito della malattia. E anche malattia. di guarigione, no? E è anche di guarigione e anche di qualità di vita, perché eh, indubbiamente io pensavo che una volta che la malattia decretasse la fine e basta. Invece effettivamente la malattia può anche diventare un inizio. Può, ti toglie molto, ma ti dà anche qualcosa. Parli con uno che cerca sempre di guardare le cose migliori anche delle cose che apparentemente sono peggiori. Samantha Serpentini, tu sei psiconcologa, no? quindi hai proprio questo tipo di eccellenza di andare proprio su quello che è la natura dell'uomo perché poi quando la natura dell'uomo eh, o delle persone si trova tu per tu con una realtà veramente terribile ecco forse da lì vengono fuori coloro che sono uomini o persone con gli attributi oppure coloro che non hanno capito nulla del, del background fino a loro vissuta no? Quindi la domanda è questa, quante volte ci sei trovata davanti a, a delle persone che all'interno della famiglia ha sconvolto in maniera negativa? Perché io voglio dare risposte positive, però dobbiamo cercare di far capire ai nostri telespettatori, e qualcuno potrebbe esserne anche interprete in questo momento, di capire come mai nelle famiglie tante si disgregano, ci sono delle colpe che si dà uno all'altro e quindi mi piacerebbe capire com'è la funzione di tutto ciò. Certamente il cancro è una malattia eh, che non è soltanto individuale, ma ha una dimensione familiare e colpisce la persona. Eh, come diceva Sandra, che direttamente deve affrontare la prova, ma in qualche modo colpisce tutta la famiglia, quindi mh, il, il coniuge, il marito, la moglie, i figli, i genitori, tutte le persone care, poi anche la rete degli amici, eh, così come anche dei colleghi al lavoro. Quindi è, un, è certamente una problematica familiare e sociale molto importante. Non è facile, non è facile per la persona, ma non è facile neppure per i familiari, che vivono comunque eh, le stesse paure. La stessa minaccia, eh, il, con la minaccia non si può vivere bene, nonostante la vita sia continuamente contrassegnata da minacce, ma il cancro sicuramente è una delle malattie che più di tutte evoca la minaccia e la paura eh, ovviamente della morte. Eh, però bisogna affrontare questo, bisogna cercare di andare oltre. Io credo che tutte le persone abbiano delle capacità per poter affrontare quello che avviene. Non sì. credo che ci siano persone migliori o peggiori e eh, il mio lavoro sta eh, nell'amare le persone e nel considerare che tutte le persone possono trovare le risorse per rispondere a questa minaccia e trovare dei, degli appigli, eh, può essere la corsa, può essere un qualche altro interesse, una motivazione importante, il lavoro, un affetto, una Spesso prova Samantha che si se ti interrompo, Le risposte positive le daremo sulla seconda carrellata, no? sì. io vorrei far emergere proprio il momento cruciale, che è il momento più drammatico ed è quello della notizia. Mi viene anche in mente che si parla di coppie di fatto, no? anche eh, nel, nei riguardi anche della rappresentazione di colui che è, può essere il compagno o la compagna che deve andare a parlare con i medici, ci possono essere anche dei problemi. Le famiglie, anche i parenti stessi, tante volte si coalizzano per questo o quella colpa. Cioè tutte queste grandi, eh, chiamiamo pluralità di, 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 di opinione, eh, non fanno altro che danneggiare o la coppia o la persona che ha problemi. E l'altra domanda è quella che forse il partner, quando si trova davanti a questo, non vede il giorno dopo, cioè dice oramai è tutto finito. I partner vanno aiutati, infatti è uno dei, dei fronti su cui stiamo lavorando adesso anche nelle realtà sanitarie italiane, si usava meno, io ho fatto alcune esperienze negli Stati Uniti, ho visto che ci sono tanti interventi di sostegno sui partner per esempio, perché vanno aiutati a capire quello che accade, per esempio in una donna operata al seno, eh, vivere l'identità corporea, eh, ricominciare a vivere poi anche la sessualità, così come anche la questione della fertilità per le giovani donne. Che ancora non sono diventate mamme o che vogliono ancora affrontare questa prova. Quindi assieme all'aiuto che va dato alle donne o comunque ai, ai pazienti direttamente, i partner vanno accompagnati e supportati con degli interventi specifici anche per fare in modo che non si rompa la comunicazione all'interno della coppia, perché a volte, come tu dicevi, il dolore può dividere, può disgregare delle famiglie, altre invece si uniscono ancora di più. E daremo la risposta nel corso di questa puntata. Alessandra, tu, la tua esperienza com'è stata? La mia esperienza è iniziata in realtà in giovane età perché all'epoca avevo 26 anni e quando ho avuto appunto il referto in mano mi sono sentita svenire perché non me lo aspettavo, perché ero convinta fosse una semplice cisti e che tutto potesse guarire nell'immediato. Invece da lì sono succeduti poi una serie di controlli sempre più fitti fino poi al giorno dell'intervento stesso. E da lì poi sono succeduti mesi di chemioterapia, di radioterapia, di terapie ormonali e quant'altro fino comunque quasi a un paio d'anni fa. E non è un periodo facile, anzi soprattutto i primi mesi ti sembra che il mondo ti stia crollando addosso e che non ci sia per te in quel momento una spiegazione razionale del perché a te o forse non la vuoi nemmeno trovare perché sei effettivamente arrabbiato con il mondo. E poi non lo so, dentro si cambia e si inizia ad apprezzare qualsiasi cosa, si inizia ad apprezzare il semplice sole che spunta o la pioggia, l'odore della pioggia, la primavera. E, e da lì c'è la tua rinascita perché io dico è vero il cancro al seno mi ha tolto tanto però mi ha dato una nuova vita perché in questo momento mi, io sono felice così come sono, non mi manca nulla, ho riscoperto i veri affetti, so quali sono le persone sulle quali posso contare, e so quali sono i miei amici, so qual è la mia famiglia. E, e non posso chiedere altro. Quindi è vero, ci sono dei momenti veramente neri dove dici: No, non ne uscirò mai. E poi all'improvviso c'è comunque quella luce che, che ti fa di nuovo amare tutto ti quello dire, che si attorno. È una Alessandra, è un'altra Alessandra. <ride> è una nuova Alessandra, sicuramente sì. Susanna, invece, anche per te è la stessa trafila. La domanda che voglio fare a te è un po' diversa, cioè nel senso. Quando arriva quel momento, eh, la medicina classica si sa, radio, chemio, ti è mai venuto in mente di pensare che ci possono essere altri strumenti oppure non fidarti? Qual è stata la tua scelta? Se sei contenta? Assolutamente no. Eh, quando io sono entrata allo IOV, mh, tutti i medici sono stati chiari fin da subito e questo forse è stata la fortuna. Io personalmente, finché aspettavo l'esito, eh, non ero proprio, proprio molto. Quanti anni eh, avevi? 26 anch'io e non siamo neanche le più giovani quindi sì, sì. Eh, io personalmente facevo un po' lo struzzo tutti io, i miei genitori il mio fidanzato in realtà poi quando abbiamo avuto l'esito ci siamo resi conto che c'erano dei messaggi molto chiari i medici sono stati chiarissimi e non, non mi è mai passato proprio per la testa di non fidarmi anzi assolutamente proprio mm, ancora adesso li ringrazio molto perché eh, per me è stato lo Iov, in questo caso l'istituto oncologico è stato la mia casa proprio. Io sono contento di questa puntata perché non faccio fatica a leggere i vostri nomi, anche perché da un maschietto eh, eh, l'occhio cade esattamente dove le donne sono più attraenti e belle mm. e quindi mi cade sempre l'occhio sul, sul vostro decoltè vedo Sabrina mm. e quindi questo oltre a farmi piacere perché insomma in qualche maniera mi gusto l'occhio e poi parleremo anche del perché. Tu invece sei una di quelle che ha fatto tante ripetute. Sì, sì, perché mi ero affezionata. No. Ti eri affezionata, come è successo? Sì, eh, mi sono ammalata nel 2005. Infatti ora ho conosciuto loro con questo progetto, ma avessi conosciuto loro al tempo potevo poi fare da maestra perché eh, come ho già detto in altre occasioni non esisteva nemmeno l'Istituto oncologico Veneto, era un distaccamento dell'azienda ospedaliera. Detto questo, vabbè, nasce sempre tutto per caso. Pensi sia un puntino, una pallina, un posto un po' strano, però poi da lì a una settimana ti cambia la vita e un po' come è successo poi a Susanna e Alessandra. Ti sembra di vivere un film, poi decidi di affrontare perché per fortuna la legge della sopravvivenza aiuta. aiuta Ci sono molto. vari step da affrontare. Ci sono vari step da affrontare. E però credo che sia la cosa migliore da fare poi qualcuno si diceva no pronunciare tumore, cancro una gran brutta parola io mi divertivo perché quando poi ho comunicato al lavoro che sarei rimasta a casa anche per un periodo un po' lungo e tutte le telefonate no, in bocca al lupo così io, cavoli quasi meglio di sposarsi eh sì. c'è una grande attenzione per cui la bisogna vedere quanto sia un'attenzione diciamo così eh, sentita sì, oppure però, però insomma anche Okay. Prenderla per il verso giusto, no? Io ognuno di noi poi lo chiamava un po' con il proprio nome al di là poi del tumore o cancro, io dicevo che avevo l'ospite. Allora dico, "C'è cioè, gli ospiti cosa fai? Ne devi trattare bene, no? Perché se lo tratti bene, poi magari lui insomma qualche regalo, ricompensa te la fa. Infatti la seconda volta che è tornato è stato un po' più buono perché insomma ha riconosciuto l'impegno probabilmente <ride> della prima volta e quindi ho evitato la chemio. ecco Ho fatto solo l'intervento e, e poi la ragione intraoperatoria l'ho portato anche in viaggio però con la terza volta pur avendolo riportato in viaggio non mi ha bastonato <ride> comunque per la terza volta e lì vabbè insomma si è andati di mastectomia come un po tutte quindi tu così oggi apprezzi questi magnifici lavori che ho eh, fatto lo vedremo dopo vediamo la parte positiva e poi ho, ri ho riconosciuto la chemio per la seconda volta che non è una passeggiata però ripeto, grazie all'Istituto Oncologico Vento che per noi è casa e grazie al fatto che si fa molta ricerca, non si abbandona mai questa strada, ognuna di noi, io ma anche loro, insomma, abbiamo potuto godere di anche nuove cure. Ora sono personalizzate, certo. insomma, in dieci anni che io ho vissuto questo è percorso è cambiato veramente il mondo. Dalla prima volta che sono entrata alla, alla terza volta che sono entrata lì. Se un segnalibri. E insomma. Cambia, sì, 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 il tempo e i progressi. Daniela, Però sono qua, la racconto. Daniela, i rapporti con la famiglia, con la tua famiglia, quando hai capito che c'era questo problema? Ma diciamo che il mio rapporto con la famiglia, diciamo, cominciava già male quando l'ho scoperto, nel senso che mia mamma. Era morta esattamente un anno prima che io scoprissi di avere un tumore al seno per una recidiva. E quindi per me insomma, è stata una bella patosta, anche per i miei familiari, per mio papà, per mia sorella, comunque insomma per mio marito, per certo. mio figlio, che giustamente hanno dovuto comunque riaffrontare questo tipo di malattia, considerando che quella, di, quella precedente era stata comunque un'esperienza negativa. Vedevi il terrore negli occhi di tuo figlio? Beh, negli occhi di mio figlio, senz'altro sì, perché aveva 15 anni. E mia mamma era la sua seconda mamma e quindi sì, senz'altro sì. Ma comunque anche mio papà, mia sorella, mio marito, anche se magari lui si tratteneva un po', eh. giusto per sì, Per forza. Sì, anche per giustamente non farlo vedere comunque anche a mio figlio. Eh, però insomma sì, diciamo che è stata per noi una bella, una bella patosta. Poi io insomma sono quella che vede sempre il bicchiere mezzo pieno anche tre quarti, se anche ce n'è un quarto non importa, io vado sempre avanti. Ci si approfitta. Esatto, vedo sempre la luce intorno, in fondo al tunnel e, e sì, e quindi ho affrontato così questa cosa insomma, e mi sono ripresa la mia vita. Ornella, tu c'hai un bel microfono. Eh. No, come ci si comporta, cioè, viene in mente quello che è l'espressione un po' per tutte quante uguali, voglio dire, alla fine hai questo problema, ma ti è tremenda, mette a scocquato tutta la famiglia. Mi viene a farti una domanda, pigli il telefono: c'è una tua amica che si lamenta del marito, del figlio perché si è dimenticato il chilo di pane, fanno su di quelle discussioni della Madonna e vengono fuori eh, liti eh, da catastrofe per delle stupidaggini. E eh, vabbè, mh, quello fa parte della vita: e, mh, non puoi andare a dire a una persona che è sana e non ha provato niente, anche su questo, perché poi è normalissimo. <ride> è normalissimo. Io non. Non mi sento di, di... Credo che sia questo il vero problema, poi lo preparerò con la Samantha, e stiamo raccogliendo le testimonianze. A me quando, quando è successo questo, avevo una bambina di due anni e mezzo, appena finita di allattare, ho allattato due anni e mezzo, e ho scoperto da sola. Stavo lavorando, mi hanno chiamato, sono andata da sola, e, e quando me l'hanno detto, sono rimasta... <ride> la prima domanda che ho fatto è chi c'è che è il migliore sulla piazza Sì, <ride> tanto per dire e mi hanno detto tre nomi e, e poi e, sono uscita sono stata due ore in macchina a pensare gelida e poi pian pianino sono andata a casa non l'ho neanche detto subito prima l'ho come si dice edulcorata mi messo prima un po di ho digerito eh, il colpo L'ho detto però solo ai miei familiari, sono andata diretta allo YOV comunque e non l'ho detto mai a nessuno. E in casa eh, non mi sono mai fatta vedere, io usavo due parrucche, una di giorno e una di notte, perché avevo la bambina piccola che veniva, mi veniva sempre a letto durante la notte no? e aveva il vizio di girare i capelli perché li avevo lunghi. E allora prima di fare le terapie sono andata in un posto e ho detto vedete i miei capelli li voglio identici. Mi hanno tirato fuori le parrucche uguali e quindi per loro non è cambiato niente, non ci sono mai... Quindi sei una doppia eroe, cioè un'eroina doppia. Ho patito tanto caldo. <ride> Donatella, doppia incolla, cioè voglio dire, dagli pure il microfono. Il discorso che si faceva prima è un po' copia e incolla per tutte, perché credo che sia questa poi dopo la motivazione. Però dentro di ognuno di noi c'è un cuore che pulsa forse in maniera diversa, no? Infatti, e ha infatti. delle aspettative diverse anche dai partner, da quelli che stanno vicini. Infatti io ho affrontato invece in maniera opposta alla sua, per me eh, la testa senza capelli, come dire, era un modo di comunicare con le persone, per me era importante parlare. Rivendicare? Io non ho mai avuto una parrucca invece, eh, io giravo spesso per casa anzi sempre praticamente perché era estate e la cosa più bella è stata una mattina in cui mio fratello che vive in Svizzera mi ha mandato una foto nella quale mi faceva vedere che si era rasato i capelli a zero. E appena i miei familiari l'hanno visto, sono andati in bagno e sono usciti tutti dal bagno con la testa rosata e ci siamo fatti una grande foto insieme. E, e da lì, anche quando andavo a prendere a scuola il mio bambino, vedevo che come dire, la, capivo che la diversità poteva incuriosire gli altri amichetti di mio figlio, perché ho un figlio grande, ma anche un bimbo di otto, allora aveva sei anni. Io mi accostavo ai bambini e siccome Andrea mi raccontava che gli altri bambini chiedevano come mai questa mamma era diversa, io spiegavo loro che io ero una mamma come le altre e che i miei capelli sarebbero ricresciuti e che Andrea mi aiutava, la, fo la mia forza era, era anche lui e quindi io volevo raccontarlo a tutti per far capire agli altri che mi serviva il loro aiuto. Mi commuovo. E beh, tutti. <ride> e poi, dopo, forse rispetti la vita quindi se c'è. Un dono più prezioso, se qualcuno crede in Dio, insomma, credo che questo sia qualcosa di importante. Scusate, pubblicità. <ride> L'Hotel Alla Corte è situato in un borgo ai piedi delle colline bassanesi, a due passi dallo storico Ponte degli Alpini. L'Hotel Alla Corte dispone di 32 camere di categoria Superior, finemente arredate e attrezzate con i comfort più moderni, dotato di rete Wi-Fi, disponibile gratuitamente in tutta la struttura. I nostri ospiti troveranno un ambiente accogliente, ideale per buffet, cerimonie, banchetti, incontri aziendali e appuntamenti d'affari. Inoltre la struttura è fornita di ampio parcheggio custodito la notte. La nostra struttura vanta il servizio bike hotel per un noleggio e custodia biciclette, spazio per lavaggio e officina. All'hotel La Corte sono annessi un ristorante e una pizzeria. Per gustare i nostri prodotti potrete scegliere diverse sistemazioni, fra cui una fresca, terrazza estiva, Hotel La Corte. Epoca, prodotti certificati per la casa, l'industria, il giardinaggio e l'agricoltura. Epoca, diamo vita alla tua vita. E un percorso cicloturistico che dalla Baviera ti accompagna nella città più bella del mondo, Venezia, troverai il Bici Grill Ristorante Birreria Cornale, con specialità bavaresi e le favolose pizze, anche con pasta integrale e lievito madre, accompagnate con l'ottima birra Augustiner. Ristorante Birreria Bici Grill Cornale, a pochi chilometri da Bassano del Grappa. Gentile pubblico, bentornati in piazza. Allora, beh, è certo che è una trasmissione che va con la commozione, perché anche se vogliamo eh, giocarci sulle ali insomma, della, sì, del riscatto, della volontà di vita, certo che certe storie toccano in maniera particolarmente forte. Samantha, ti devo sfruttare per forza, perché... Io posso leggere nei cuori, posso scaturire nelle nostre e nelle mie ospiti eh, anche alcuni argomenti, alcuni eh, diciamo passaggi della loro vita traumatici, sono contento che li abbiano confessati in questa trasmissione. Però va da sé che oltre alla commozione qua bisogna poi fare i conti con una cosa che è essenziale. Abbiamo parlato di cancro, di tumore, ma vogliamo parlare nella seconda parte di grandi chance. Perché prima non a caso, dicevo, leggevo i vostri bei nomi sui vostri bei decoltè, l'Italia ha fatto passi a gigante, soprattutto queste associazioni stanno facendo e stanno affascinando molti adesionisti, molta gente sensibile che sta mettendo mano al portafoglio perché senza soldi non si va da nessuna parte, quindi qua bisogna essere molto violenti, quindi bisogna anche cercare di sostenere queste associazioni. Però ci sono delle rivalse pazzesche, c'è un mondo davanti, altro che bicchiere mezzo pieno. Qua ci si può umbriacare veramente di sentimento e di volontà di andare avanti. Assolutamente, credo che queste storie lo abbiano dimostrato, così come anche questa iniziativa che di andare a correre la maratona di New York, una sfida importantissima. E perché la maratona? Perché la maratona... Più di ogni altra, è metafora della vita, è una prova veramente straordinaria. E, e quindi l'obiettivo anche di andare a New York e fare una cosa così speciale è proprio per dimostrare che dopo la malattia si può eh, essere anche meglio di prima. Eh, tutte loro hanno avuto l'opportunità di confrontarsi con una esperienza drammatica, eh, però questa esperienza le ha rese più forti e ha dato a loro la capacità eh, di affrontare con maggiore grinta eh, la vita e di approfittare delle piccole grandi cose, quindi si parte dal piccolo, noi stiamo mirando adesso ad una cosa molto grande perché l'obiettivo è di andare a correre per l'Istituto Oncologico Veneto e di essere in qualche modo una testimonianza che possa arrivare a tante persone, a tante donne che in questo momento stanno affrontando le terapie. Ci sono altre regioni in Italia che hanno più o meno la stessa vostra eh, diciamo così intelligence, la vostra eccellenza Stai altre parlando, regioni d'Italia quando parliamo di, ovviamente di, di oncologia ogni regione ha un istituto dedicato alla ricerca e alla cura del cancro in Veneto c'è l'istituto oncologico Veneto che appunto è un istituto dedicato alla ricerca e alla cura del, del cancro ovviamente si fanno delle terapie importanti si studiano nuove terapie nuove medicine, nuovi interventi chirurgici parlavano anche le ragazze prima della medicina personalizzata che è una nuova frontiera cioè oggi le, le nuove terapie studiano le caratteristiche molecolari delle persone per poter offrire delle terapie biologiche adatte adeguate a quella persona. Questa è la nuova frontiera dell'oncologia dell e allo IOV si stanno facendo tutti questi studi. Per questo, anche la nostra campagna ha l'obiettivo di raccogliere dei fondi che possano aiutare lo IOV a migliorare ancora di più la ricerca del cancro. Sandra, chiaramente si parla che quando. Una donna viene colpita da questo male, l'amputazione è la cosa peggiore. No? Invece ho sentito che è, è cambiato il mondo rispetto a 30 anni fa: tutte quante avete poi avuto un intervento ricostruttivo e quindi siete le donne al 100%, anzi, gragnocche, possiamo dire, <ride> è vero, e senza costi aggiuntivi, allora, non è ritenuta questo... più una, diciamo così cosa di lusso. No, Pshall, no, è, 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 infatti è, è ritenuto assolutamente parte integrante della, del, di, percorso. Di ciò, del percorso, infatti eh, un tempo la mutilazione c'era e poi magari veniva affrontata in un secondo momento, quindi la donna sicuramente viveva perlomeno per un certo periodo la mutilazione della sua femminilità, insomma di quello che è un po' il simbolo del suo essere. Adesso effettivamente eh, nel momento in cui c'è l'intervento demolitivo e per la rimozione, del, del tumore, a parte che ci sono interventi adesso anche conservativi perché non sempre si, certo. eh, si arriva alla mastectomia ma eh, molto spesso eh, ci sono interventi che mirano a sportare soltanto appunto, una parte del seno quindi eh, a risparmiare anche un intervento molto più pesante ma eh, nel momento in cui si arriva eventualmente alla mastectomia c'è praticamente si cerca in, tutti, in tutte le situazioni di eh, effettuare una ricostruzione contestuale, quindi la donna non si ritrova senza il seno, chiaro poi deve affrontare comunque un percorso successivo che la, che la porterà poi a una situazione consolidata, quindi a volte c'è uno o più interventi successivi, però chiaro che è ben diverso quello che si vive. Le, posso dire anche una cosa: che chiaramente nel momento in cui scopri la malattia, l'aspetto estetico molto spesso Passa in secondo piano, perché io ricordo che la prima cosa che dissi al chirurgo quando mi presentai con il mio referto istologico, gli dissi senta lei me li tolga tutte e due, io non ne voglio più sentir parlare. E giustamente loro che hanno l'esperienza eh, invece del, del momento e del post dissero un momento, si va, si va con, gli, con le armi giuste e con le misure giuste. E anche perché adesso la pensi così, quando poi sarà passata ti resterà quello che noi avremo fatto anche per, per, far, per consentirti di rivederti nella tua integrità ed effettivamente è vero perché dopo comunque ti rivedi, rivedi come eri prima, a volte anche meglio. Sandra, le ultime due domande. La Maratona di New York ci andate quando? se avete un sito internet perché qualcuno che vede questa trasmissione possa dire insomma qualcosa posso anche dedicarla a questa certo. associazione Allora la Maratona di New York allora, andremo a novembre, il 6 di novembre di quest'anno saremo una squadra di, di 12 pazienti, ex pazienti 13 eh, più 4 eh, medici eh, perché appunto la, la, la cosa a cui ho tenuto quando eh, ho proposto allo Iov di organizzare questo progetto è stato proprio di rappresentare con la squadra l'alleanza fra il paziente e il medico e quindi corriamo come abbiamo combattuto, siamo stati una squadra contro la malattia, adesso lo saremo per una sfida positiva sulle strade di New York. E Chiaramente, questo, questo nostro progetto mira, mira a, raccogliere, a raccogliere fondi perché, oltre che lanciare appunto il messaggio positivo di rinascita e di, di, di revanche dopo appunto la batosta, il nostro obiettivo è raccogliere fondi per quello che è per noi è stato veramente il nostro angelo, la nostra seconda casa e che ci, e che ci ha consentito di essere qui. Quindi, anche l'idea è stata proprio quella di trovare uno strumento per restituire allo yobo un po' di tutto quello tantissimo che abbiamo ricevuto. Intanto abbiamo visto anche il sito internet esatto. sulla rete del porta... dono troverete appunto rete del dono.it digitando run for yov, troverete la pagina del nostro progetto che vi racconta come è nato e poi tutte le nostre pagine, di tutte le protagoniste così potrete vedere anche quelle che non si e sono. Le esperienze. Qui, le esperienze e con un click potrete donare veramente anche delle cifre veramente contenute, eh, però che saranno veramente importanti perché tutto ciò che donerete, questo ci tengo a dirlo andrà interamente all'Istituto Oncologico Veneto perché i costi della spedizione sono stati coperti da, da chi ha creduto in noi e che ci ha voluto sostenere. E siete un modello perché quel giorno là tante persone si potranno sicuramente riconoscere di voi. L'ultima domanda dottoressa ed è questa. Prima parlando con la gentile Donatella diceva, no anzi mi pare che proprio Ornella ha detto che chi se ne frega, gli altri parlano ma non sanno esattamente quello che ci è successo. No? Io credo fin quando una, una umanità non si accorga che se stai bene, ma non ti accorgi del bene comune, è un'umanità che va in fallimento. Per cui bisognerebbe che tutti quanti facessimo un passo indietro e pensare che c'è chi può nascere con una malattia rara, c'è chi può avere questa tegola, che può capitare anche a noi. Non sempre bisogna essere dei promotori, sai, del recupero dei tossicodipendenti perché c'è un figlio che ti è mancato. Speriamo di farlo tutti prima che qualcuno veramente ci manchi o ci caschi. Questa potrebbe essere una chiave. Assolutamente, io credo che la grande chiave per l'umanità sia proprio la solidarietà. L'uomo è un animale sociale, noi abbiamo bisogno degli altri e a volte possiamo vivere le esperienze anche non direttamente, ma eh, provando eh, a metterci nei panni dell'altro e questo è, è quello che noi cerchiamo di, di testimoniare, di dimostrare. Eh, cerchiamo di portare avanti un progetto che... Ci porta a raccontare delle storie importanti, storie di vita, storie di sofferenza, storie di rinascita e speriamo che questo possa arrivare a tante persone. E non sempre è necessario vivere direttamente. Io personalmente non ho vissuto una malattia oncologica, però devo ringraziare questo lavoro e devo ringraziare il confronto con tutte queste persone speciali perché rende ancora più merito. Questo. Mi ha cambiato a me personalmente certo. la vita, questo, questo lavoro, e mi ha insegnato a vedere attraverso i loro occhi delle cose che prima non vedevo, quindi. Io ti ringrazio tantissimo, ringrazio queste splendide ragazze e fanciulle che mi hanno portato qua, ma devo ringraziare chiaramente anche eh, la mia co-conduttrice di Scratch, Ilenia Lazzaro che ha organizzato questa bella puntata, anche perché ragazzi, io credo che alla fine mia mamma diceva sempre che c'è gente che quando piove usa l'ombrello. Poi dopo smetti di piovere e se lo dimentica. Eh no, l'ombrello purtroppo a volte serve e serve sempre, quindi bisogna stare anche attenti a dove riporre le nostre memorie. Io vi ringrazio veramente tantissimo. Siete delle splendide ragazze e oggi mi sono divertito un sacco. E, insomma, spero che anche il nostro gentile pubblico abbia capito insomma, che le storie belle sono anche queste, non soltanto quelle da paparazzi o da Vipo. O da segate del genere. Grazie infinite, buon rientro nelle vostre case e al mio pubblico, vi auguro la buona notte, settimana prossima.